Buonasera a tutti, bentrovati alla degustazione delle ore 17. Questa sera vi porto in Piemonte perché vi voglio far assaggiare un buon dolcetto d'Alba prodotto dall'azienda dei fratelli Mosio. L'azienda dei fratelli Mosio è un'azienda comunque a gestione familiare, ma sono soprattutto Valerio e Remo che gestiscono le sorti di questa azienda. Una piccola azienda con 10 ettari di vigna che produce sostanzialmente i tre classici vitigni piemontese, Barbera, Nebbiolo e Dolcetto. Ma è certamente il Dolcetto l'uva più significativa per questa azienda. Perché? Perché siamo in una zona abbastanza alta. Siamo a circa 470 metri di altitudine, siamo a Rodello, quindi a sud di Alba, e quindi una zona piuttosto fresca, dove effettivamente Nebbiolo e Barbera magari non danno una grandissima corposità, una grandissima struttura, ne beneficia invece tantissimo il Dolcetto, perché appunto da questo clima più fresco naturalmente ne riceve moltissimi vantaggi, ne viene avvantaggiato, proprio perché il Dolcetto è un vitigno che, come dire, tutto giocato su elementi di freschezza e di fragranza, certamente un clima piuttosto fresco lo aiuta a dare molta personalità al vino. Eccolo qua, il Bricco Caramelli del 2008, è appunto un dolcetto di quelli buoni, nel senso che ha un cru particolare, è una piccola vigna di circa un ettaro, con un vigneto che ha circa, è stato impiantato negli anni 50, quindi un vigneto adulto, adatto quindi a produrre buona qualità. La produzione viene mantenuta molto bassa, circa un chilo di uva per ogni ceppo, e quindi chiaramente da questo ettaro o poco più si producono soltanto 5.000 bottiglie di Dolcetto d'Alba Bricco Caramelli del 2008. Classica vinificazione in acciaio e poi un pochettino di affinamento in tini di acciaio, e il vino è pronto per essere venduto. Con il suo bellissimo colore rubino molto molto intenso, con questa sfumatura ancora violacea che gli dà molta profondità, molta intensità. Un colore quindi bello, intenso, cupo e anche un pochettino vivace. Il profumo è intensissimo e tutto giocato attorno agli elementi di frutta, frutti di bosco, frutta matura, frutta molto fragrante, davvero di bella dolcezza, di bello spessore, con un tocco vagamente vegetal speziato, molto 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 fine, molto intenso. C'è questo appunto speziatura appena appena rinfrescata, quasi da qualche tocco appena appena mentolato, qualche tocco appena di foglie verdi. Profumo quindi molto, molto ricco e non giocato soltanto ed esclusivamente sui toni classici appunto del frutto e delle spezie, ma con questo tocco rinfrescante davvero singolare, frutto probabilmente proprio del clima, dell'ambiente nel quale nasce questo dolcetto. Molto buono anche al gusto, con questa nota bella, dolce, di frutta fragrante, appena raccolta, che mantiene, come dire, questa sua freschezza, questa sua immediatezza. Il vino pone poi un caldo accento alcolico, con un tocco anche qui rinfrescante, dato ancora da queste piccole note vegetali e dalla trama tannica, molto molto vivace. È un tannino abbastanza fine, abbastanza minuto, ma che tende a giocare bene attivamente, diciamo, in bocca, e quindi fa sentire la sua presenza, stimola in qualche modo la percezione dei sapori e dà, come dire, un carattere abbastanza vivo, vivace, bello, allegro. Un vino quindi di buona intensità, di buona corposità, di buona alcolicità, ma che mantiene questo tocco allegro, vivace, che lo rende quindi anche abbastanza facile, perché appunto è così immediato, si svela con una certa rapidità. Un vino quindi da bere facilmente a tavola, con tanti buoni piatti, perché appunto riesce a soddisfare un po' tutti gli elementi.
perché ha forza, ha struttura, ma anche questa immediatezza che lo rende davvero molto molto ben bevibile, molto facile appunto da accostare ai nostri piatti. Un invito quindi a bere questi buoni vini che danno bella soddisfazione, non costano tantissimo, una bottiglia come questa si aggirerà tra i 10 e i 15 euro sullo scaffale, quindi un prezzo tutto sommato abbastanza abbordabile e che appunto tende a darvi buona soddisfazione non spendendo eccessivamente tanti soldi. Io mi auguro che lo possiate gustare in una di queste belle serate. Ringrazio i fratelli Mossio per questo buon dolcetto Bricco Caramelli del 2008 e vi do appuntamento come sempre ad un prossimo appuntamento.